Non so se questa vita da fantasma faccia per me. Ho il dono del tempo, ma è anche il mio tormento. Mi sento viva, ma non lo sono veramente. Tutto ha... L'intreccio prende le mosse dalla leggenda amorosa tra Bufina e Selepina, articolandosi in un percorso che parte dal castello Sikinulfo per congiungersi alla suggestiva chiesa di Ruta in un mix di tradizione e innovazione. Duplice appuntamento dell'amor perduto a Grottole, manifestazione di rievocazione storico-culturale. I vicoli del centro storico diventano naturale palcoscenico di un medioevo raccontato attraverso alcune postazioni ludico-ricreative, dove rievocatori professionisti in abiti storici illustrano i passanti mestieri, armi e oggetti antichi. Un percorso nella storia lietato anche dalla partecipazione attiva di figuranti locali. Facciata dell'antico maniero longobardo proiettato un imponente videomapping narrativo, mentre lungo il perimetro dello stesso installate luci architetturali. La chiesa di Ruta invece, situata a poche centinaia di metri, il telo sul quale viene proiettata la performance di light art, oltre ad essere impreziosita dall'illuminotecnica che valorizza le linee sinuose della struttura. La manifestazione, realizzata dalla società Onirica, realtà lucana attiva nel campo della progettazione e produzione multimediale, è promossa e supportata dal Comune di Grottole. Il progetto L'Amor Perduto rappresenta per questa comunità un progetto importante, in quanto va nella direzione di valorizzare le nostre potenziali ricchezze storiche come il castello e la chiesa di Ruta. Infatti le immagini che saranno rappresentate, perché non è soltanto scenografico, ma è un progetto moderno, nuovo, con delle immagini che interessano la nuova tecnologia, e quindi sarà un qualcosa di nuovo e moderno.